Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono solo, nel senso, c'è sto Fulvio a fianco, vedete? Faccio la spalla. Sono Fulvio, ma anche a Regini. Giornata triste, questo 2020 continua in perterito per la sua strada. A segnare tracce. A fa cazzate, a ronde ma. E tutte le mattine, mentre c'era l'edicola urbana, forse nessuno ci avrà mai fatto caso, però tutte le mattine, a un certo punto io mi giravo e facevo. Perché passava un personaggio che di Porta Azzurra, un uomo di una bontà infinita, e il grande Adriano Mazzi, che passava tutte le mattine, ci salutavamo con un colpo di E, la famosa vocale elbana, che dico sempre che con E dici tutto all'Elba, no? Quindi c'era questo E e noi ci salutavamo, era tradizione. Purtroppo ieri Adriano ci ha lasciato improvvisamente, quindi voglio diruzzarci nel nulla stamattina, perché davanti a queste cose, insomma, un anno che non ci sta dando agio di nulla, come le notizie che stamattina da che solo la linea, mentre no? La voce fuori campo di Fulvio seguono la linea. Commenterai, abbiamo anche un ospite stamattina, sì, in fondo che amico merita l'inquadratura, presidentissimo dei presidentissimi, ma non culo. Mi faccio tremare anche i telefoni, io non riuscite a tenere il telefono se guardate vibra tutto, vibra è pieno di vibrazioni positive. Positive nel senso buono, tocca aggiungere adesso, come no. La domanda è che ho fatto io di male per merità, mi Fulvio e Nedo stamattina. Allora, allarme. Allarme. Alunna delle medie positiva al Covid, chiuso tutto il plesso scolastico. Sì. Questo è a Marciana, sì. Quindi capito. Poi c'è un elenco, c'è un elenco che fa paura. Che sembra un reporter di... Da domani, ormai lo sapete tutti, anche si cambia cani, sapete che... diventiamo in zona arancione, però fatto io che una volta era bello l'arancione, c'erano gli arancioni, andavano in giro per le strade con i campanelli, facevano le danze indiane, facsimili, sì, indiane, sì, 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 sì. Sì. Adesso è un coloraccio. Coloraccio. È coloraccio. Coloraccio. Sempre meno peggio del rosso, però è coloraccio. Insomma, la pandemia è in numeri: 12 è il numero delle persone residenti o domiciliari sulla Elba che sono risultate positive al tampone nella giornata di ieri, 7 è i nuovi positivi elbani. 169 sono i cittadini urbani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, 120 all'incirca il numero di tamponi effettuati sabato, il cui esito è prevenuto nella giornata di ieri, 3 sono i pazienti di zona d'Elba che sono stati trasferiti, vedo una stampare nell'occhio, sì, tra domenica e lunedì in elicottero. Anche stamattina, sì, buongiorno a tutti, anche stamattina ci dicevano che alle 7 circa era partito il Pegaso. Poi c'è questi boati che vengono avvertiti dalla parte occidentale, sì, dell'isola d'Elba, non si sa bene. Non è la prima volta. Non è la prima volta, no. Bravo. Anche anni addietro è successo. Io mi scuso perché ragazzi non sono pratico come il buon Regini. Aspetta che c'era una ieri che mi ha rotto i coglioni con il naso. Naso ricco. Dopo quello che mi andare, sì, a fanculo non voglio. Sì. Sì. No. Ora c'è gente che guarda i film degli anni 70, sì, con un po' senza mascherina, vabbè, ormai. È fatta. Voglio vedere quando poi gli danno la mascherina. Ora per Natale regaliamo la mascherina, almeno famo fede. È fatta. Poi la signora del mistero. Buongiorno. Oh, dicevamo, invece. I boati stavi dicendo, no? Sì, i boati. Sì. Nel frattempo, però, una notizia che ci collega al buon Fulvio, che sull'area marina non si riparta da zero. Una parte del lavoro è già stata fatta. Queste vero. Le frasi di Pietro Paolo Del Rico. Magagnini dopo 20 anni va in pensione. Ma ha fatto un gran lavoro Magagnini. Oh, volontario. Non vi dimenticate, no? Perché Magagnini è stato uno dei primi a sfondare su questa attività. Se penso che Magagnini con la pubblica assistenza anche nostra, 40-45 anni fa, ha fatto il primo corso di aiutanti. Come aiutanti di quelli che succedono incidenti nello sport, nel calcio. Il primo corso l'ha fatto lui, 45 anni. Allora, sono un vocabolario. Un'enciclopedia. Una piccola enciclopedia. Allora, come avevamo detto. Commentario dell'enciclopedia d'Alessandria. Come avevamo detto in apertura, ragazzi, una versione molto più stretta dell'edicola del Banasciò. Sì. Anche per rispetto alle famiglie Mazzi e Carletti, per, sì, questa tragedia
che ha colpito tutto Porto Azzurro, perché effettivamente non ce l'aspettavamo. Ieri era qui e come tutte le mattine virtualmente faremo un Adriano che passa da qui. Ragazzi, ci vediamo domani. Sì. Oggi è andata così. Oggi è così.